ciò che era stato autorizzato, Il comune di Terni è già fallito. La manovra di predissesto avviata dall'amministrazione di Girolamo va fermata. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Terni entra a gamba tesa sui vertici di Palazzo Spada. il comune di Terni è già in default dal 2013. Questi sono i documenti che lo attestano. Quindi è impossibile immaginare di procedere ad una manovra di predissesto che nei fatti è semplicemente mettere sulle spalle dei ternani dei debiti che non devono pagare. Perché a pagare questi debiti dovranno essere i responsabili politici che durante questi anni hanno contratto queste spese senza alcun tipo di autorizzazione da parte del Consiglio Comunale. Si sta cercando di ricondurre dei debiti fuori bilancio che non esistono, perché sono debiti fuori bilancio che non sono debiti fuori bilancio. Quindi si vuole ammazzare la città, mettendole sulle spalle, qualcosa che è immorale in primo luogo e che per quanto riguarda questi documenti dimostra come i bilanci, gli ultimi tre bilanci, sono falsi. Questi sono i documenti. Noi procederemo con tutte le azioni possibili sotto il profilo punto di vista politico e non per bloccare questa manovra che non può andare avanti. Il disavanzo totale dell'ente è intorno ai 14,5 milioni di euro, di questi 7 milioni circa fanno riferimento al capitolo dei debiti fuori bilancio. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Giunta domani approderà in Consiglio Comunale e se ne potrà discutere fino alle 10 di sabato mattina. Il documento, inoltre, dovrà ricevere il via libera da parte della Corte dei Conti e del Ministero dell'Interno. Vedere i documenti, prendiamo ad esempio questo, chiaramente è stata occultata.